Amici, finalmente con immensa gioia posso affermare che anche io ho acquistato Final Fantasy e ho intenzione di portarvi almeno il primo episodio. Non so se ci farò una serie, non so come prenderete questo primo episodio, è un po' un esperimento. In ogni caso io lo giocherò per conto mio. Se vedo che il primo episodio piace molto, c'è molto feedback, vi può interessare, magari una serie ve la posso anche portare. Ma ora vediamo. In caso, appunto, fatemelo sapere nei commenti, lasciate un mi piace, condividete il video a tutti e fate sapere che noi abbiamo iniziato Final Fantasy, o almeno il primo episodio. Ma adesso iniziamo. Subito un filmato, signori. Non so quanto vi farò durare gli episodi, ma so solo che ce lo godremo a pieno. Infatti, come vedrete, nei filmati tendo a non mettere la webcam. Ma adesso vi lascio al filmato. Mamma mia, devastante. Con quale grafica me lo stai dicendo? Poi ovviamente ragazzi vi porterò dei momenti didattici durante la serie, almeno per quello che ne so. Cercherò di approfondirla al meglio, comunque è bellissima la grafica, bellissima. Datevi una chance a questo gioco perché è tanta roba, eh. Mamma mia, potrei avere i brividi, non ne sono sicuro, ma potrei averli, in varie parti del corpo specialmente. Ok, succedono cose. Ok, cioè, comunque lo ripeterò, mi sa per tutto il gioco, l'episodio, che grafica assurda. Scommetto che nessuno sta leggendo i nomi sulla destra, ne sono abbastanza sicuro. Ed ecco il primo dei protagonisti. Un inizio molto lento, ma comunque sarà esplicativo. Tra l'altro, è anche quello che hanno fatto giocare nella demo. Io non ve l'ho portata. Però, ecco, lo sapevo. Cafone buzzurro. Bene, bene. Bene, bene. Ok, tra l'altro, come appunto state vedendo, sono in una cittadina di cui vi prego di non picchiarmi perché non mi ricordo il nome. E Final Fantasy VII Remake! Signori, sono fomentatissimo! Ma mai quanto questo treno ad altissima velocità, comunque la musica è decisamente alta. Spero di non aver fatto casini con l'audio e che si senta bene la mia voce. Eccolo qui, che figo! Che figo! Reattore Mako 1, sì, come nella demo. Vabbè, ma voi, magari molti di voi non l'hanno vista, quindi ve lo porto subito.
gli ha trafitto le costole. Per ora ci stiamo solo parlando a versi. Ok. Però io voglio che parlino in giapponese, non in inglese. Preferisco. Allora, signori, benvenidos en este nuevo primo capitolo di Final Fantasy. Niente, dobbiamo subircelo in inglese. Volevo cambiare un attimino le robe. Cioè, in inglese, in... Vabbè, avete capito, in giapponese. Vediamo come si picchia. Allora, per attaccare con la spada premi quadrato, tenendo premuto prima di attaccare, i fendenti colpiranno i nemici intorno. Ok. Ok. Facile facile, con quadrato, con R3 si locca. Ok. Per ora è molto fattibile. Già i trofei, debutto mercenario. Perfetto. Per ora è facile. Ah, con le X apri i comandi, ok. È un gioco di ruolo. Sostanzialmente un gioco di ruolo. E non era così il primo Final Fantasy, eh. Era completamente diverso, non a livello di trama. Ok. Non a livello di trama, bensì a livello di combattimenti. Che ovviamente una volta non si poteva proprio materialmente fare un gioco del genere. Allora, la balla ATB è indispensabile per usare i comandi avanzati. I due segmenti si riempiono con il trascorrere del tempo in base a come agisci. Prova a colpire il nemico con quadrato. Ma l'abbiamo già fatto. Ah, nel senso che si riempie la barra e vediamo cosa succede. Insomma, esatto, magia e oggetti. Ok, 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 ok. Allora, ho fatto X, ma tipo ho sbagliato. Magie, Ignis, vai. E come si usa? Su soldato B. Ah, proprio si ferma il tempo. Ok, attacco mirato, ok. È un po' cioè, non difficile, ma scomodo magari, non lo so. Durante le esplorazioni puoi accedere in qualsiasi momento al menu principale. Con tab apri la mappa della zona. Perfetto, è esattamente al menu principale che volevo accedere. Nel menu principale puoi verificare le informazioni dei personaggi, gestire l'inventario, salvare, caricare i progressi e molto altro. Il nostro bel Cloud è già a livello 7. Cloud, aka nuvola in italiano. Se io facessi così... Lingua dei dialoghi. No, non voglio inglese, voglio giapponese. E ovviamente i sottotitoli in italiano. Fidatevi che il giapponese è molto più bello dell'inglese in questi casi. Poi magari capirete perché. Esatto. Almeno io lo preferisco. Tanto in ogni caso avremmo letto tutti i sottotitoli, sia in inglese che in giapponese. Quindi tranquilli, che è meglio così. Poi questi qua ce li sbolognano tutti a noi. Così pari, così schivi, giustamente. Vai le botte. Ok, per ora... Ovviamente è un tutorial. Abilità colpo audace. Vediamo cosa fa. Vediamo. Carino. Ok, sono stranamente esploso. Mi confonderò tipo un botto. Vai, prova a spara. Ok, i danni ce li fa, però ovviamente pariamo e quindi riduciamo i danni. Non so di quale percentuale, però sappiate che li riduciamo. Con L3 si corre. Per ora facile, dai. Mi sta piacendo per aprire i forzieri. Si trovano i forzieri e interagisci con le persone, ok, col solito triangolo. Ecco, l'unica cosa appunto sono due pozioni, ok. Sono le magie che, boh, non lo so, non mi piace molto aprire, vedi, X mi viene da... non lo so, non lo so. Intanto noi avanziamo, dobbiamo fare l'attentato, che mi sa che qua è anche stato censurato. Le casse di rifornimenti Shinra contengono spesso oggetti utili o macoliti che fanno recuperare energia magica indicata dai punti magici. Distruggile con quadrato. Venite a me, casse Shirra. Con queste? Credo di sì. Sì, esatto. Almeno, spero. Ok, l'abbiamo presa, va bene. Non so cosa possa servire. Recuperi punti magia, vabbè. Non ci hanno ancora introdotto la banda, comunque, eh. Vabbè, a parte coi nomi tipo Jesse qua sotto, però vabbè. Cloud. Cloud Strife. Right. And he isn't a soldier anymore. Still, he's a professional, unlike the rest of us. I'm glad to have him. This is a one-time gig. When it's done, okay, we're done. E invece... lui l'ha rifatto stra bene. Proprio la strada è formato. Ah, non ci hanno ancora cambiato dall'inglese al giapponese. Vabbè, dai, questo primo episodio ce lo facciamo in inglese. E allora, sostanzialmente... un'altra cazzi. Vabbè, ve la lascio. Cioè, ovvio che ve la lascio. Però ve lo racconto dopo. Come on, nobody do something this crazy just for money. Lui è l'amicone del gruppo, quello buono. But you know what I think? Not interested. E invece.
Wedge. Lui è tipo il capo della banda. Per ora. You better be worth the money, Merc. Every last game. Esatto. Il buon Barrett, che è anche l'arma di Fortnite, ma non c'entra più di tanto. Mamma mia, che belle inquadrature. Che belle inquadrature. Ho molto da raccontarvi su questa serie, eh. Piacerebbe farci appunto una serie, però non so. Allora, vi stavo dicendo cosa. Oddio, mi sono completamente dimenticato. No, i cani. Oddio, quanta vita. Wow. Mi stai scherzando? Abilità. Lesione stremante su soldato. Vediamo cosa fa. Ok. Dicevo, Cloud per il momento non è ancora. Ah, guarda qua, basta fare L1. Ok, allora ecco, già mi piace di più. Dicevo, Cloud non è ancora nella banda. L'hanno assoldato per, sì, però telecamera, per appunto fare questo attacco, per fare questo attacco, distruggere sta roba che ora vedrete, sinceramente non mi viene neanche il nome. Sto cane un po' stupidino. E quindi, appunto, per ora gli stanno dicendo: ti abbiamo assoldato, però mi sembri una bravissima persona, e quindi perché non ti unisci a noi? Soprattutto Wedge, appunto, che è un po' quello buono del gruppo, ma anche gli altri, ovviamente. E quindi ora niente, noi dobbiamo fare sta missione e poi vedrete appunto cosa succederà. Tra l'altro volevo dire, mentre siamo sul montacarichi, che Final Fantasy in generale, un po' tutti, ovviamente non li ho giocati tutti, però l'andazzo è quello lì, hanno di bello principalmente due cose che proprio sono totalmente stupende. Prima di andarli ve lo voglio dire. Le musiche, perché le musiche sono il top, come sentirete anche durante questa serie, e la storia. Non si sa qual è meglio tra musica e storia, ma fidatevi che sono due piloni, pilastri fondamentali di questa serie. Se vuoi, Biggs, ma perché ce li lasciano tutti? Cioè, ho capito che ci avete pagato, però non è che ora dobbiamo andare. Sto cane demoniaco, che cazzo, da dove. Belli però i cani con la coda sulla testa. Voglio un cane con la coda sulla testa. Cioè, sono più forti i cani dei padroni. Ok? Ma te l'ho parata, che non te l'aspettavi che la parassi, Vabbè, questo comunque funge da tutorial, appunto il primo episodio un po' lento. Non so quanto lo farò durare, ma credo un bel po'. Colpo audace, no, che ho fatto lesione estremante. Fia, quanto sono forti sti cani! Oh! Let's go! Che poi potevano tranquillamente scappare da qui senza fightarli. Però vabbè, il gioco ce l'ha un po' imposto. Dobbiamo seguire il coso, il punto esclamativo. Quindi io direi di andarcene di qua e picchiare anche loro. Ovviamente quelli là manco ci considerano, ma va bene così. E noi picchiamo di cattiveria a tutti i soldati, che poi vedrete che avranno un loro significato, un loro perché nella serie, ovviamente. Cloud, corri, vai, sprinta. Che tra l'altro Final Fantasy, il 7, questo remake, è diviso in episodi. Dobbiamo seguire Barrett. Non mi piace la scelta di averlo diviso in episodi, sinceramente. Perché credo che anche il secondo episodio, poi non so quanti ne faranno, costerà tipo più di 70 euro. Vabbè, caso ne parliamo dopo. Reattore Mako, ecco, dobbiamo farlo esplodere. So how do we get to the bridge above Mako storage? Ma con calma, però. Ain't holding out on me, are you? Stamp scared to bite the hand that fed him? Or is he a loyal little doggy? Have it your way, mutt. We can do this with you, or we can do this without you. Ricordi del passato. Different reactor, different layout. Depends when it was built. Never seen one like this, but I'll manage. Ok. Perfetto. Who's there? Door! Oh, wait. Palesemente che rimaniamo da soli. Questi qua non sparano neanche a chiederglielo. E si fighta. Con triangolo ricorre alle abilità individuali di ciascun personaggio. Nel caso di Cloud, non lo so. Cioè, non lo so, dipende. Nel caso di Cloud puoi scegliere tra assetto leggero, incentrato su attacco e difesa, bilanciato, bla 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 bla. Ok. Ok,
te da solo, però valgo più di... Cosa sto facendo? Oddio. Ah, ok. L'abilità, perché ho detto cosa? Cosa sta partendo? No, fermi. No, non voglio usare la pozione. Cioè, in realtà abbiamo pochissima vita, non vorrei morirci, però... Per il momento la pozione non voglio usarla. Sa perché arrivano sempre nel momento di fine combattimento. E dobbiamo aspettare come prima il tipo, la tipa, in questo giro, in questo caso. Pity no one else at command will talk to us, but what can you do? And we're good. Oh yeah. Careful in there. Tanto faccio tutto io, cioè cosa. Careful cosa? Faccio tutto io. So you know Tifa, right? It's not really my business, but are you guys close? Ecco, sei già innamorata. La conosciamo da 5 minuti. Bene queste scene del passato. Credo siano scene del passato, almeno. Non credo che dietro la porta ci sia questo. Cloud! Sì. Are you ignoring me? Tifa and I. Ecco. Noi, fidatevi che non glielo diremo fino a fine gioco. Di solito quando è così, molto Giappone style. Mentre sta dicendo una cosa succede altro. Chi è sto signore della guerra? These sewer rats appear to call themselves Avalanche, sir. We are currently investigating whether they belong to the same group that made the attempt on your life. Rest assured, our inquiries will not take much longer. This pump's sole purpose is to drain the planet dry. While you sleep, while you eat, while you shit, it's here sucking up Mako. It doesn't rest and it doesn't. Poi vi spiega che cos'è il Mako, tranquilli. Mako is, ok, perfetto. Ci dica. The lifeblood of our world. The planet bleeds green like you and me bleed red. The hell you think's gonna happen when it's all gone, huh? Questo qua è Greta Thunberg. You gonna stand there and pretend you can't hear the planet out in pain? I know you can. You really hear that? Okay. Damn straight I do. Get help. Okay. There's Berle qua. And more about the next 5 seconds. Save the screaming for later. Reattore Mako 1, passaggio di servizio. Ok. Quindi il nostro obiettivo è appunto arrivare al reattore, distruggerlo e curare, diciamo, tra virgolette, il pianeta. You listening, Merc? One false move. Sì. Quanti di voi vorrebbero avere un braccio meccanico del genere? There are some places a sword just can't reach. Just bear with him for me, would you? Sì, lei proprio si è già infogliata di noi, Should have asked for more money. Biondo, occhi azzurri, beh, non posso biasimarlo. Sto qua incazzatissimo che gli abbia rubato la donna, anche se in realtà credo non ci fosse niente. E altre telecamere rudimentali, ma pur sempre di sorveglianza. In azione Barrett. Oh, lavoriamo con lui, bene bene. Attacchi a distanza in grado di raggiungere nemici fuori la portata della spada di Klaus. Si è premuto bla bla bla. Ok. Vai, spara potenti raffiche. Vabbè, ma ci mette un quarto d'ora. Ok, ho distrutto la telecamera. È stata la parte più noiosa di questo inizio puntata. O fine puntata, dipende quanto la farò durare. Magari sui 40 minuti, non lo so. Vedo. Appena trovo magari un punto interessante su cui fermarci. E sinceramente non ho idea di cosa stiamo colpendo, però so che possiamo cambiare personaggio, quindi la cosa si fa molto interessante. E dobbiamo andare verso, no, la parte opposta. Cosa mi segue? Era un tranello, Cosa pensavi, che io avessi sbagliato strada? Ok, aia. Hai passato sopra il coso.
cut you down to size and then some. But I'm guessing you've done this kind of thing before. Okay, dobbiamo fare parkour. Then make a move when they sight. Esatto. Exactly. I'll go first. Nothing like a little danger. Morta. Immaginate, fine del gioco. No, signorina. Just keep those baby blues of yours on me. Ecco. I baby blues. Va bene, vabbè, questo facile, eh. In teoria non dovrei neanche essere colpito mezza volta. Però nel dubbio corriamo. Ok, abbiamo rischiato. Abbiamo lasciato Barrett indietro. Sinceramente meglio. Qui ci teniamo la tipa tutta per noi. E aspettiamo il suo tempismo. Ok. Oh, 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 oh. Ma mica era facile. Mica era facile. Ma come vai? Ma che? Oh. Mi sono preso più sberle del previsto. Oddio. Ok. È tipo il cane da guardia, ma molto più cattivo e molto meno cane. Cosa devo fare? Devo ucciderlo? No, dai, fatemelo uccidere da solo, aiuta, amici. Bravo, bravo, picchia insieme a me. Bravissimo. No, 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 no. Dammi la vita, dammi la vita. Pozione. Cerchio. Io sì, sono io il bersaglio, palesemente. Cosa pensavi? Pozione. Non posso darmela. Ok, male, male. Mi viene da schivare con X, anche se in realtà con X non c'è da schivare e con triangolo si fa l'attacco pesante, ok. Ah, ho capito, ho capito, ho capito, ho capito. Ci stiamo prendendo le sberle, eh. Che è devastante sto tipo. Come si parava? Con R1, ecco. Vabbè, però mi sa che conviene schivare, non parare. Se riesci a riempire la barra di stremo di un nemico, lo renderai temporaneamente vulnerabile. Lo stremo è preceduto da una fase di tensione. Se riempito la sbarra. Ok, lo stanni. Esatto, l'abbiamo stannato. Perfetto. E ora colpo audace. Vai, 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 vai. E infligge un botto. Perfetto, 197. E noi facciamo 4 con la spada. 11, 18. Aia. Lesione estremante, vai. Oh, ma Barret, fai qualcosa anche tu. Vai, pozione. Ah, Cloud, sì. Tanto credo che se i nostri alleati vanno a terra, o si tirano su o li puoi tirare a te, o li puoi tirare su da terra, come in Final Fantasy XV per chi ci avesse giocato, e ci abbiamo preso una sberla in testa. No, no, schiva, schiva tutto, schiva tutto. Via, quanto è forte sto coso! Vai, riempiamo sta barra dello stremo. Dai! Stremo, ok. Subisce molti più danni. Ok, ok, lo so, lo so, lo so, lo so. Vai, picchiamolo. Vai di colpo audace che gli facciamo una sberla di danni. 307. Fatemi sapere se vi sta piacendo, perché a me sta piacendo molto. Allora, è molto caotico, ha tutti i numeri, frenetico, proprio un JRPG. Però, bello. Abbiamo pure picchiato il cane da guardia. Dai, esplodi. Yeah, 15 guille che ci serviranno più avanti. E lei non ha fatto niente, non ha fatto niente. La odio, la sto odiando. Vai, avanziamo. Sperando di trovare al più presto il boss. Anche se la vedo molto dura. Però siamo arrivati. Esatto, al nucleo del reattore. Sì. Sì, 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 sì. Appunto il nostro obiettivo è piazzare la bomba. Come si fa a scendere veloci con L3? Ok. Come, che odore di maco? Questo qua è scemo. Ma tra l'altro gli altri due che fine hanno fatto? Dove sono finiti? Vabbè, non mi ricordo i nomi. Comunque gli altri due, li chiameremo gli altri due. Come li... Vedi che tutti ci abbandonano. In realtà loro fanno la missione ma c'hanno paura. Spavento. Che spavento. Questi cosa sono? Fotocopios, ok. Nemici di poco conto, si spera. Però, infatti, ci spera, però ci sta picchiando e non poco. No, datela a te, Barret, Cloud. Tra l'altro con Barret dobbiamo... devi distruggere quella. Zii, com'è che si prendeva il personaggio? Cambio con sopra sotto, esatto. Ok, 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 vai, picchia. Vai, picchia, 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 picchia. Cloud, tu non farti picchiare mentre non ci sono, eh. Perfetto. Scendiamo. Questa mi sa tanto di zona boss fight, ma proprio giusto un pochino. Giusto un'arenina, proprio giusta giusta per il boss. Ma di quelli belli prepotenti. All right. Let's see if little Stamp really can bite the hand that feeds. Go on. Do the honors. Prove to me you're the man Tifa says you are. That you're one of us. Never said I was. Ecco. I'm just here for the paycheck.
solo per i cash. E lui si arrabbia. Ci vuole far fare il lavoro sporco. Cosa ride quello lì? Cosa te la ridi, Barrett? Dai, faccio un 150. Piume nere. Poi capiremo più avanti il perché. Non mi sembra che lo spieghino già ora, eh. Dovremmo capirlo più avanti. Esatto. No, niente. Dai, dillo. I'm fine. Ok. Più o meno. You call, Merc. Come decido io? Ah, no, aspetta. Facciamo 30 minuti, Ma che cazzo vuoi? Mi prendi per una femminuccia? Come traditore, Heads up. What in the hell? Mega boss, questo come lo distruggiamo che abbiamo fatto fatica col cane? Oddio. Infatti. È un super corazzato, la guerra e i suoi circuiti sono deboli. No, non lo... con la magia. Aspetta allora. No, schiva. Come si faceva la magia? Oddio, non mi ricordo, no. X. Abilità. No, magia. Ignis, vai. Più o meno. Vabbè, un po' in realtà gli facciamo. Dai, oddio, ci fa stra tanti danni. No. Male, eh. Ok, farò un botto di fatica, tranquillamente. Vai magia, non possiamo, perfetto, siamo morti. Ho capito che dobbiamo recuperare l'energia Cloud, ma niente. Finisce in tragedia, ve lo sto dicendo, tranquillamente, finisce in tragedia. Allora, magia, Ignis, vai. Bene. Vai, picchialo. Facciamo colpo da... No, vabbè, pozione. Vabbè, potevo evitarla in realtà. Mi sto confondendo. Ci ha presi? No. Impedisco temporaneamente di agire innescando una fase di stasi. Gli attacchi immobilizzanti non possono essere parati, ma si può ovviare cambiando personaggio. Cambia. Cosa devo fare? Picchiarlo? Picchia, Barret, picchia. Vai di sovraccarico. Cloud. Tutto bene? Magia, che cos'ha Barret? Falgor e energia. Energia, bello. Ma sai che forse è più utile usare Barret? Mi sa di sì, No, c'è Cloud che sta morendo. Non possiamo farlo morire. Vai di pozione. Sì, su Cloud, palese. E vai di magia. Non possiamo, perfetto. Allora vai le sberle. Ok, cutscene. Ti prego, non fatecelo fightare tutto. Non ce la faccio, è troppo forte. Ce lo fanno fightare tutto, vabbè. Pozione. Una barriera deve essere un sistema difensivo nuovo. Io devo imparare a parare di più o a schivare. Vabbè. Andiamo di assetto pesante, va? No, anzi, dopo. Guarda quanti danni che ci sta facendo. Schiva! No, perché addosso a me? No, sei un infame. Però da dietro. Esatto, punto vulnerabile. Vai. Esatto. Cioè, esatto, più o meno. Le botte le stiamo prendendo lo stesso, però... Se gli facessi una... No, aspetta. Oggetti. Pozione, vai. Cloud, datti la pozza. Ok. Se gli facessi una bella magia... Ignis. Un Ignis nel culo. Yeah. E per ora abbiamo inflitto neanche un quarto di vita. Perfetto. Bene. Scappa. Pozione, vai. Anche Barret sta messo con... Le pezze al chiulo, eh. Vai di assetto pesante, vai. Come un altro barriero. Oddio, basta barriera. Scappa. 70 di vita abbiamo. Dai, è difficilissimo, signori, è difficilissimo. Cioè, ho capito che devo usare le magie, però... Fino a una certa... Cioè, in realtà... Cioè, vedi, non me le fa usare. Siamo morti, troppo difficile. Troppo. Devo rifarlo. Ok, l'ho stremato, signori. Finalmente. Dopo ore. Oh, è difficile comunque. Vabbè, che ho messo la modalità. Non ho messo quella facile, però. Dai, manca poco. Vi prego, manca pochissimo. Dai. Un colpo. Sì. Oddio.
Oddio, oddio, siamo saliti solo di un livello. Oddio. Oh, finalmente, quant'era difficile. Ok, ora dobbiamo scappare. 20 minuti avevo messo, sì, perché ho dovuto rifare. Ho deciso di mettere 20 minuti a caso. Oh, vai via, esplodi, vai via, ti prego, non ti voglio mai più vedere. Ma se questo era il primo fight, immagino gli altri. Mamma mia, difficile, eh? Difficilotto, signori. Ora si scappa e abbiamo 20 minuti. Che stupido, dovevo mettere 21. Cioè, sì, 21. Sì, volendo anche 21. 30 dovevo mettere. Sali, sali, Barrett, sei lentissimo. Sali, con quella mano a cannone. È stato difficilissimo, ma di una difficoltà non impressionante. Tra l'altro ho solo 20 minuti per scappare, cioè vuol dire che ci metto 20 minuti, ok. Ma io qua non fighto nessuno, via via via. Via via via, non mi interessa, non mi interessa. E invece devo fightarli, oddio che palle, oddio che palle. Fightiamo sti cosi. Corri Cloud, dobbiamo fare 150 metri, poi non so se finisce lì o meno. Insomma, tu potevi aiutarci comunque. Ah, c'è la signorina. Ecco, classico. Come ci siamo finiti qua? And now, sinistra, sinistra. Piano, piano. You okay? Do I look okay? Help a girl out, would you? My hero. Hey, we'll link up over there. Look after Jesse. Vai, scendi Cloud, veloce però, veloce. Perché non ho messo mezz'ora? Perché? Aspetta che voglio spaccare qua. Perfetto. Corri, 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 corri. Che tra l'altro quello lì sale con una mano, cosa? Quanta potenza devi avere, quanti muscoli devi avere. Ce l'abbiamo fatta? Ci sono i nemici, ci sono i nemici. Ma cosa sono sti cosi? Ah, ammazzali tutti. Don't worry, I'll be fine. I've got Soldier Boy with me. Vabbè, poteva venire anche lui, eh. Vabbè, picchiamo sti tipi e speriamo che non finisca in tragedia. Ma scusa, anche loro non potevano scappare, no? Sti soldati, oh, devono difendere un magazzino che sta esplodendo. Corri, 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 corri. Non so quanto manca, però credo meno di 17 minuti, dai. No, ti prego, no, non voglio. No. Vai di assetto pesante, va. Ti abbiamo picchiato una volta, ti picchieremo anche la seconda. Che palle. Ma se io faccio la magia, faccio più danno? Sì, un botto. Ok, allora Barrett, vai di magia. Che sberle. Cioè, ormai che abbiamo affrontato quello lì, questi qua non sono nulla in confronto. Attenzione, boh, picchiamolo. E non se ne parla più, perché non ho tutto sto tempo, sinceramente. Ok. Oh, ho ucciso sto cagnolino da guardia. Che fastidio, 16 minuti per fare 50 metri. Teoria, ce la dovremmo fare. Dai, che già qui vedo meno fiamme. Ok, è uscito un combattente dal nulla. E sembra pure devastante. Non possiamo far niente, non possiamo far niente. Vai, picco. Continua a schivarci gli attacchi, continua a schivare. Ah, solo con Barrett, mi sa che lo hittiamo, sì. Vabbè, sto fight usiamo Barrett. Vai, stremato, bene. Oh, finalmente, oddio, ti prego, scappa per sempre da questo inferno. 4 secondi, ok, ne mancavano 13 di minuti. Boom, bitch. Yes. Oddio, che fatica, che fatica, che fatica. Se così è tutto il gioco, mamma mia, che fatica. E uno degli 8 nuclei mi sembra che sia esploso, 7 o 8 dovrebbero essere. Stanno tipo impazzendo. Non ho ben capito il perché. Hey,
ma come on! Dai, scappate, vi prego. Ok, non so bene cosa stia accadendo. Can you walk? If I couldn't, believe me, you'd be the first to know. I'll take that as a yes. Ok, questa qua ci prova e non poco. Ecco. Ecco. Perfetto. Vabbè. Ok. Ok, that was pretty cool. All right, come on. Vabbè, niente, sta esplodendo il mondo. Guarda che bordello. Va bene. Va bene. Che casino che abbiamo fatto. Tutto già esploso a metà città. Vabbè, tutti al buio. Blackout generale. Ok, quindi signori, il primo episodio può concludersi qui. Tipo abbiamo fatto il panico, è esploso tutto. Spero che questo gioco vi piaccia, fatemi sapere se volete che lo continui o meno, in caso me lo giocherò da solo. Spero che vi sia piaciuto, vi do appuntamento in caso domani con un video normale alle 2:45. Ciao!